questi quattro popoli erano tutti uniti per l'aiuto della terra, perché siamo arrivati al punto che dobbiamo essere aiutati per due ragioni. Una, un certo numero di noi terrestri ha raggiunto, diciamo, dal lato mentale una sufficiente apertura per capire loro, per capire le cose anche ancora non sappiamo, e perché abbiamo bisogno di essere aiutati, come sempre siamo stati aiutati, da Gesù Cristo, da Buddha, da Sozan, eccetera, eccetera, sono stati tanti e infiniti gli inviati dal cielo per aiutarci. Abbiamo fatto fare a tutti una misera fine, come con Gesù l'abbiamo crocifisso, e adesso speriamo di aver fatto un piccolo balzo di quantità, di qualità, e di accogliere questi esseri che sono qui per noi con metodi un po' più comprensivi e pacifici. Ma se vengono in massa, infatti i contattismi si stanno, si ripercuotono, stanno aumentando di numero in tutto il pianeta. Il fenomeno delle donne che diventano canalizzatrici proprio aumenta giorno per giorno, vuol dire che ci stiamo avvicinando a momenti cruciali dove, senza ledere il nostro libero arbitrio, perché se ledono il nostro libero arbitrio vanno contro una legge ferrea e nuocerebbero, invece che se ci obbligassero sarebbe la fine dell'umanità. Potremmo fare un balzo quantico forzato, ma poi nel proseguo del nostro sviluppo spirituale a un bel momento crolleremmo, perché una parte della nostra ascesa sarebbe stata forzata, quindi fittizia, quindi non nostra. Deve essere tutto creato e fatto da noi, aiutati, invitati, ma con la nostra volontà. E la regola era che potevano aiutarci al limite del libero arbitrio, come non mai era successo, però noi del gruppo dovevamo essere amore il più possibile, non tanto nei loro riguardi, che era una cosa molto facile perché erano amorevoli ed amabilissimi, ma tra noi del gruppo. Eravamo in 20 e purtroppo noi terrestri abbiamo rovinato sempre tutto, tutte le cose sono nate bene, anche la massoneria è nata con intenti buoni e poi si è sciupata durante il cammino. Tutte le nostre società esoteriche piano piano hanno declinato, le religioni sono nate stupendamente e anche lì si sono rovinate, vuoi per ragioni economiche, vuoi per ragioni di deviazioni egoiche, mentali e tutto. I primi cristiani andavano in bocca ai leoni per non abbiurare, adesso mi sembra che non siamo più a questo livello di purezza e di coraggio. Quindi tutto si sta guastando e così si è guastato anche il nostro gruppo. E poi volevo chiederti se avevano, cioè loro hanno lasciato comunque dei
consigli per noi umani, perché comunque la natura dell'uomo è duale, no? Quindi volente o nolente le nostre vibrazioni non sono come le loro e comunque la dimensione, diciamo, terrena pesa, no? Su di noi. Quindi una speranza, un aiuto poteva magari venire da qualche messaggio, da qualche consiglio da parte loro nel trasformare queste nostre basse vibrazioni per portarle più su. Cioè, da un certo punto di vista dobbiamo cercare di tenerle sempre alte, no? Sì. Però come fare, se hanno lasciato qualche consiglio per trasformarle più velocemente? Loro ci invitano sempre a essere positivi, nonostante tutto quello che sta capitando sulla Terra, perché ci sono le parti negative e le parti positive. Però di non lasciarci condizionare da quello che dicono in TV, tutte queste cose cattive che dicono, e essere sempre positivi, perché poi loro hanno bisogno di questa positività e anche tutto il resto della gente ha bisogno, siccome c'è questo inconscio collettivo che dilaga, se noi pensiamo bene, allora la gente riceve, che noi siamo come una radio ricce trasmittente, e allora se noi pensiamo bene la gente riceve qualcosa di buono, se no va tutto a catafascio. Loro continuano a dire siate positivi, poi ci sono loro che possono anche aiutare, certo non si fanno vedere dappertutto e poi si sono intensificati questi avvistamenti, poi anche canalizzatrici, come diceva Gaspare, e anche contattisti continuano a aumentare, perciò anche lì l'inconscio serve molto. Ma per tornare a noi, non abbiamo, a noi terrestri, non abbiamo capito l'importanza che ha l'amore, il cuore per evolvere. Puntiamo tutti sulla parte tecnologica, ma certo, adesso spendiamo miliardi per andare su Marte, va bene, io li avrei spesi per far male chi non ha fame, però non ammazziamo nessuno, però puntiamo tutto sulla parte tecnologica e crediamo che l'amore sia una cosa in secondo piano, va bene per marito e moglie e basta, no. Perché loro vengono giù, aspettano, hanno degli strumenti che misurano la positività, l'evoluzione animica del pianeta Terra. Quando raggiungerà un certo grado, che sanno loro, potranno agire molto più in profondità, potranno avanzare molto di più verso il nostro libero arbitrio. Perché? Perché il nostro amore avrà aperto le porte a questi atti. Allora, per loro conta molto di più una persona che sa voler bene, che fa un sacrificio per un'altra, che sa perdonare, che sa comprendere, che sa aiutare, piuttosto di una persona che è sicura dell'UFO. Veniamo con l'amore, proprio con l'amore fisico, il matrimonio. Dunque, ci sono dei valori nostri che per loro sono disvalori e viceversa. Se si ama veramente, totalmente, piano piano la famiglia non c'è più, perché l'amore, io amo mio figlio per un fatto fisico, è sangue del mio sangue, la famiglia per noi è necessaria perché ci fa amare veramente il figlio, la moglie quando l'amiamo e il figlio quando l'amiamo, però il lato fisico, la bellezza della moglie che comincia a colpirti dal lato erotico e dopo l'ami, eccetera, eccetera, ti fa creare il matrimonio, la famiglia, la tua casa, il tuo figlio. Sono tutti valori che dobbiamo imparare,
loro li hanno trascesi, ecco, perché li hanno trascesi? Perché il loro amore è tale che non amano il proprio figlio più degli altri, amano il figlio di un altro, di un'altra coppia, come loro, tale quale, non c'è nessuna differenza. Dio ha creato l'universo, voglio essere breve e sintetico, Dio ha creato l'universo e tutto quello che c'è in questo universo l'ha creato Dio. Il diavolo fa parte di questo universo, l'ha creato Dio. Prendiamo il cattolicesimo, i 12 arcangeli, Dio dà loro la libertà, il libero arbitrio. Uno dei 12 arcangeli, di nome Lucifero, che vuol dire portatore di luce, al libero arbitrio si ribella a Dio e diventa quello che noi chiamiamo il diavolo. Ma Dio è onnisciente, sapeva benissimo che quello si sarebbe ribellato. E perché l'ha fatto? E perché l'ha lasciato negativo? Allora se vi dicessi che secondo Certoni il diavolo, quello che noi chiamiamo il diavolo, il male, quello che chiamiamolo come volete, è il primo collaboratore di Dio, è necessario. Non potrebbe essere così. Con questo non è che dobbiamo ubbidire al diavolo, è un gioco. Ma il male è necessario. Se non ci fosse il male, il bene non sarebbe bene, non sarebbe niente, non sarebbe riscontrabile, non avrebbe nessun paragone. Non ci sarebbe questo gioco di evoluzione, di scelta nostra tra il bene e il male. Quindi il diavolo è il primo collaboratore di Dio. Sicuro che mi hanno detto delle cose che non dico che siano definitive, vanno bene per la nostra comprensione, poi magari non sono così, ma vanno bene per la nostra comprensione e per la nostra crescita. Mi hanno detto che Dio, per sua volontà, è un essere in continua crescita, perché l'evoluzione è la gioia massima dell'essere. Quindi è un essere che all'infinito continua a migliorare e non è mai perfetto, perché la perfezione non arriverà mai, è la gioia di cercare di raggiungere, è in continua evoluzione e perfezione. E quello che ci aspetta, saremmo che noi per volontà nostra in continua evoluzione. È una cosa, un'avventura, che per la nostra dimensione forse ci sembra un po' strana, un po' impossibile, ma è così, ci hanno detto così, mi hanno detto così, non credo che arrivino dal centro galassia per dirci, ci hanno detto delle cose che possiamo cominciare a capire, poi non sono definitive, e qual è la definitiva? Non so, ma sarà ancora più bella.